È una repubblica l'Italia fondata sul lavoro. Fondata sul lavoro vuol dire non soltanto che tutti dovremmo avere un lavoro e che in qualche modo abbiamo un diritto al lavoro, come poi dice il successivo articolo 4, ma vuol anche dire che in questa società e nella organizzazione che essa si dà, dove c'è necessariamente chi sta sotto e chi sta sopra, chi comanda di più e chi comanda di meno, le posizioni superiori che si conquistano devono essere frutto del lavoro, non di altre caratteristiche, non del fatto che io sono figlio di un papà più ricco e tu sei figlio di un papà più povero, non che io vivo in periferia e tu invece vivi al centro dove ci sono più relazioni. È solo il merito che ciascuno di noi ha saputo conquistarsi a dare una ragione alle posizioni che ci sono riconosciute. In questo i giovani devono pensare a come è importante da questo punto di vista che non è una monarchia l'Italia, ma è una repubblica. Cosa vuol dire? Che capo dello Stato non può essere uno che è nato figlio di qualcuno chiamato re, ma è qualcuno invece che un cittadino a cui si chiede solo di aver compiuto 50 anni, ma gli si chiede di essere in grado per la vita che ha vissuto e per ciò che ha dato al paese di rappresentarlo nella sua intierezza.